Per la Bibbia, su cui Donald Trump giurerà presto insediandosi alla Casa Bianca, è la saggezza la principale virtù del governante ed è questo perciò anche l'augurio del Cardinal Parolin al prossimo presidente degli Stati Uniti, così da superare la polarizzazione molto netta avvertita alle recenti elezioni. Parole del segretario di Stato Vaticano intercettato oggi da alcuni cronisti all'Università Gregoriana di Roma. Il proposito annunciato con enfasi da Trump di mettere fine alle guerre è una speranza anche della Santa Sede. Ma ci vuole tanta umiltà, avverte Parolin, tanta disponibilità, ricercare l'interesse generale dell'umanità e non quello particolare. Vedremo cosa Trump proporrà, commenta nell'attesa il cardinale, senza prevedere comunque cambiamenti nei rapporti Stati Uniti-Santa Sede. Dialogheremo sia sugli elementi che ci avvicinano, sia su quelli che ci distanziano. Sulla difesa della vita bisogna cercare di riunire consensi e non farne una politica di polarizzazione. Sui propositi invece di Trump di migranti illegali deportati in massa, Parolin invoca una politica saggia che non arrivi a questi estremi. Infine il dialogo fra Cina e Vaticano, su cui già la prima amministrazione Trump fu assai diffidente. Bisogna uscire, chiede il cardinale, da una concezione politica dei nostri rapporti con Pechino.